è mancato? A noi sì. Signore e signori, è arrivato Andrea Prevignano con il suo best. Uno dei migliori della stagione. Oh, addirittura. Beh, una settimana esatta che mancavi, eh? Vero, vero, vero. Ripeto, dati alla mano, 12:49, il momento più ascoltato da Chiamate Roma 3131. Giocatelo bene, eh? Mi raccomando. Mio padre ogni volta che ci fermano i carabinieri spara la pippa che è un ex. Allora, collega, si sente ancora. Ha fatto un anno di leva. Sto e per sfinimento ci lasciano, Enzo. Di pattuglia, La dura vita sulla strada, noi sì che lo sappiamo bene. Il mio amico Mimmo, fino all'età di 20 anni, era Tony Montana. Ma adesso ne sono passati 12, da che non lo vedo, e chissà cosa è diventato, non voglio saperlo. Dice Pietro da Tano. Tony Montana, ma se lo sceglie bene. Mia sorella è 23... diventato Anna Montana. Probabile. Mia sorella di 23 anni si crede una rockstar. Oltre ai classici comportamenti ribelli, trucco pesante, vestiti sgualciti, ogni volta che andiamo ad un concerto si presenta all'entrata degli artisti. Professando che lei fa concerti tutti i giorni, suona al massimo 3 accordi. Sara, si sente. Allora, carissimi zazzoni, non travisate ciò che sto per confessare. A 3 anni ero convinto di essere cicciolina. L'abitino bianco, la coroncina di fiori, l'orsacchiotto, era il sogno di ogni bimba. Sì, certo. Credo. Peccato che poi ho scoperto che non era proprio una fatina. No. Oddio, qualcosa faceva sparire. Sì, bravissimo. Andavo a scuola e stavo con la bocca aperta perché ero l'uomo tigre. Noto. Ah, tra l'altro poi sono morto ucciso dalla tana delle tigre. Sono in tantissimi a credere di essere l'uomo tigre, come Elvis. Io ho un amico di 28 anni che crede di essere un ninja. Un giorno si è fatto tirare dei sassi perché voleva dimostrarci come si schivano e lo abbiamo lapidato. Dai, Nina, che io li schivo tutti. E poi la cosa bella di uno che si crede di essere ninja, la smetti di fare il pirlo. Ma che, mi avete visto? Ma non è possibile. Ma come avete fatto? Hai gli occhiali ai raggi X. All'elementare io e un compagno eravamo colleghi di Starsky e Hutch. Non vi dico quanto eravamo incazzati. Neanche loro erano colleghi. Non si sentivano di essere uno Star. Io ho un amico che guadagna 700 euro al mese, ma dopo aver passato 3 ore al Papete di Milano Marittima si crede un personaggio dello spettacolo. E dopo anni parla ancora dicendo: al Papete qui, al Papete là. Willy. Per una volta. I miei capi magazzino si credono normali, invece sono 2 teste di carta. E a volte succede anche questo, però. Sì, certo. Non è la piegatura, scusa. Allora, perdon, perché ogni tanto mi viene da piegare. Viene a piegare, ma la piega. Per Massimiliano è un segno quello. Mio padre, 62 anni, questo è un capolavoro. Durante la libertà vigilata ha lavorato in un ristorante per 3 mesi. Allora, ripeti. Mio padre, 62 anni, durante la libertà vigilata ha lavorato in un ristorante per 3 mesi. Okay. Ormai sono 2 anni che è convinto di essere un grande chef. Fa volteggiare le frittate, dà fuoco alla carne. Mia madre spera che sconti altra galera, ma nel ruolo di garzone. Almeno da una mano. Kenzo da Napoli. Allora, poi ci sono 3 imperativi categorici di quelli. Io sono quello lì. Okay. Sì. Io sono Kenshiro. Non ditelo a nessuno, per favore, Marco di Portotolle. Non lo diciamo. Perché era anche un agente segreto. Sì. Un mio compagno di mini basket era. Sì. Claudio Baglioni. Che giocava a basket. Giuseppe di Porto Sant'Elpidio. Il mio compagno Mirko è Walker Texas Ranger. Okay. Vale, l'Imperia. Sì. E qui è la piega, però. Questa è la piegatura, sì. Ma non è che mi sento un supereroe, sono uno che se può aiuta il prossimo, non credo mica di essere chissà chi. Un saluto da Actarus. Da Borgo San Siro, eh? Perché vola basso. Okay.